Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi aggiornamento settimanale, ragazzi, e iniziamo subito con il video. Come veicolo del podio abbiamo questo veicolo, ragazzi, non ricordo il nome, sarei pazzo a ricordarmeli tutti. E per vincerlo dobbiamo glitchare la ruota della fortuna, raga. Basta quittare il gioco appena vedete l'obiettivo che vi sta dando. Se non vi piace, chiudete, riavviate e a questo punto potete girarla all'infinito. Vi consiglio sempre di recuperarvi le chips, che non si sa mai, raga, anche se volete arredare il vostro casinò. E a questo punto ci dirigiamo da LS Autoraduno, dove, ragazzi, come veicolo del podio a LS abbiamo la Tahoma Coupé. Quindi, ragazzi, questo veicolo per vincerlo dobbiamo arrivare sempre tra i primi tre in categoria gare clandestine. Come veicolo di AO ci presentano di nuovo, raga, la Ignus. Molto carino questo veicolo, è pure quello armato. Se volete prenderlo per collezione, prendetelo, ma non vi aspettate chissà che cosa. Dopodiché, raga, come veicoli di test track abbiamo queste tre cacate. Una di cui la Super Enus, raga. Poi abbiamo la Dynasty, che questo veicolo possiamo convertirlo in una sorta di taxi. E poi abbiamo le per l'ennesima volta la XF Entity, raga. Io non capisco perché questa macchina la propongono così tante volte. Comunque, a questo punto, raga, vi voglio anche ricordare della disponibilità di account moddati per PS5, Xbox One, Xbox Serie X e S, raga. I prezzi sono sempre quelli dai 50 ai 60 ai 70 euro, a seconda di che account volete comprare. Ovviamente tutti con Fast Run, miliardi, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto ci dirigiamo da Simeon e andiamo a vedere cosa c'è lì dentro. Raga, approfittatene perché hanno rimesso alcuni veicoli che hanno tolto, tipo la EC Rally, raga. Dopodiché abbiamo la RR Jester. Poi abbiamo la Kanjo SJ, raga, carino questo veicolo. Se poi volete fare le collezioni, sono top perché alcuni l'hanno tolte. C'è anche l'Anis 300 e poi abbiamo la Tahoma Coupé qua. A questo punto, raga, possiamo passare allo showroom, raga, dove troviamo la Benefactor SM70 e qualcosa, non mi ricordo bene il nome, leggetelo voi. E poi, raga, la Virtu, che ce la ripropongono anche questo veicolo molto spesso. A questo punto possiamo vedere e passare agli sconti, agli RP, eccetera, eccetera. Questa settimana è una settimana un po' poveraccia, raga, c'è veramente poco. E non si sa come mai, forse nelle settimane passate Rockstar si è esposta un po' troppo e ha capito che doveva tornare un po' sui suoi passi, se no non sarebbe stata Rockstar. Quindi troviamo su Warstock, ragazzi, laboratorio di acidi scontato. Per averlo dovete per forza finire la prima parte delle missioni di Dax, fondamentale, se no non potrete averlo. Non c'è nient'altro scontato, sì, forse c'è qualcos'altro, raga, ma niente di particolare. Di particolare ci sono solo gli RP, gli XP e la vendita doppia sui laboratori di acidi, ragazzi. Quindi le vendite saranno per due, scontato, si maxerà prima e tutto il resto. Ed è un ottimo business passivo, mettiamola così. Poi con le sue migliorie, raga, non è fatto male. Fate quei 300-400 di solito. Quindi penso che ora il doppio, essendo che la settimana è dedicata al laboratorio, potrebbe essere anche una buona cosa. Mentre come attività abbiamo guerriglia motorizzata in modalità competizione e nient'altro di speciale. Se volete farle, fatele, ma sono sempre le stesse cose. E poi, come al solito, che non le tolgono ormai da un sacco di tempo, raga, ci sono quelle dell'Arena War. Le attività dell'Arena War, sì, se le volete fare perché avete l'account moddato, avete tanti soldi e volete magari fare gli AP per sbloccare i mezzi, fateli, raga, ci sta. Ma se invece siete persone che duplicate tante issi, non fate quelle attività, perché vincendo e andando avanti, soprattutto con gli RP, gli AP doppi, sbloccate degli sconti sui pezzi delle dei veicoli dell'arena, raga, e a questo punto poi le vostre issi varranno meno. Quindi, raga, a questo punto passiamo
sulla roba free mod. Abbiamo gli eventi free mod, alcuni eventi free mod per due, ragazzi. E dopodiché, come al solito, le varie posizioni delle gare a tempo. Raga, approfittatene, fatele sempre se siete giocatori che giocate legit o vi servono soldi, perché vi fanno fare sempre quei 450.000. Quindi a questo punto lasciate un like se vi è piaciuto il video, se è stato d'aiuto, commentate, condividete e raga, alla prossima. Sbada bam.